Dottore, è una giornata importante per la prevenzione oggi. Penso assolutamente sì. Di che cosa stiamo parlando? Abbiamo fatto una giornata dedicata alla prevenzione del tumore della prostata, tumore principale ormai nel sesso maschile dopo i 60 anni. Ecco, quando bisogna venire, ecco, per prevenire? E allora, la prevenzione si basa su alcuni esami che ormai sono di routine. Il messaggio che noi dobbiamo lanciare è proprio un messaggio rivolto alle persone, andare a specificare quello che è il tumore della prostata. Ormai ai medici sanno tutto, quindi per quanto riguarda i pazienti bisogna venire dopo i 60 anni eseguendo un semplice esame di routine che si chiama PSA. Prima dei 60 anni, ecco, quali sono i sintomi che possono un po', ecco, allarmare? Dobbiamo dire che il tumore alla prostata è un tumore silente. Silente significa non dà sintomi. I sintomi che maggiormente avvertiamo noi uomini sono determinati dall'ingrossamento benigno della ghiandola prostatica. Questo significa che una volta raggiunta una certa età si possono avere già dei sintomi? Dei assolutamente sì, sono i disturbi legati alla minzione, urinare spesso, alzarsi la notte, avere l'urgenza nel fare la pipì. Questi sintomi spingono sicuramente il paziente ad affacciarsi a quella che è la prima visita urologica. Parliamo del giglio, quindi parliamo del gemelli giglio collegato con il palamangano. Voi venite ora, direi, a domicilio. Quanto conta questo? Allora, assolutamente sì, è iniziata questa collaborazione, questo servizio a disposizione, mi creda, a disposizione del paziente. A casa del paziente. A casa anche del paziente. E grazie alla disponibilità che ci è stata data qua dal palamangano, specialisti in urologia e altre branche, veniamo a fare le visite in questa struttura. Ecco, oggi c'è stato l'open day, ecco, il territorio ha intuito quanto sia importante? Assolutamente sì, abbiamo avuto il pienone, come si suol dire, e quindi sono venute diverse, proprio tutto pieno, per eseguire la visita urologica. Abbastanza sì, penso di essere abbastanza soddisfatto della risposta ottenuta. Quindi la parola d'ordine è prevenzione? Assolutamente sì, la prevenzione assolutamente sì, basata su un semplice esame. Il PSA è una visita urologica che consiste nell'esplorazione rettale, da cui inizia poi il percorso se c'è bisogno di altre indagini.